Ah, io partecipo, sì, ma questo da mo. Swing to the baseline. Moving to the disco, obscene, nice and... Io la bici elettrica la uso per lavoro, risparmio tempo, soldi, rispetto all'ambiente e sono anche dimagrito. Si chiama mobilità sostenibile. Iniziative come questa sono le iniziative che fanno capire che c'è una cittadinanza attiva, che c'è una cittadinanza che è attenta al bene comune, al bene collettivo, ma non per una questione ideologica, perché io voglio scendere da casa e avere una piazza come questa pulita dove posso svolgere la mia vita all'aperto. Bisogna che i cittadini collaborino con le istituzioni in maniera fattiva, rispettando il loro posto pubblico. Quindi non si chiede di fare qualcos'altro, devono fare quello che gli ritorna immediatamente. Ogni giorno sprechiamo più di quanto è necessario. Potremmo riutilizzare tantissime risorse come scarti industriali, cibo, edifici abbandonati. Questo processo di cambiamento di modello insediativo ha fatto sì che gran parte delle nostre città abbiano moltissimi edifici abbandonati, troppo. Troppo perché contemporaneamente si continua a costruire e troppo perché all'interno di questi edifici c'è un'energia grigia che è quella che è servita a costruirli. Troppo perché questi edifici possono servire a qualcun altro. Quello che sta facendo Cittadinanza Attiva con la sua campagna disponibile è quello di cercare di trovare i sistemi per cui questi edifici possono essere recuperati. Ci sono tanti modi per essere cittadini attivi. Quello di questa sera è uno di questi modi, un modo bellissimo che collega la cittadinanza attiva ai diritti, alla possibilità di esigerli quotidianamente, a collegarli con il reinserimento sociale delle persone che hanno avuto una fase difficile della loro vita, ma che mettono questo percorso al servizio della cittadinanza. Our city, Rome, is not only the eternal city and the capital of Italy, but is a city that's in the last 30 years is completely changed in terms of urbanization. And Rome has become very extended with a number of municipalities, cities that were just at the border with suburbs that are part of the greater Rome. I think that at the end of the day, the possibility to change our city is to put together different kind of actors. So putting together around the same table, the local administration, medical doctors, key opinion leaders, companies, civic groups, civic leaders, and the regional administration, redesigning together the future of the city. I think that could be a very big challenge because sometimes the political leaders doesn't speak to each other. But I think that now is the time to make this kind of change. Ladies and gentlemen, I would like to thank the Active Citizenship Network for organizing the Patients' Rights Day every year. I regret I cannot join you in person at this year's edition, whose focus on therapeutic adherence is an important one. Adherence is a growing concern with massive implications for individual quality of life and the sustainability of health and care systems.
40 anni fa è nato il Servizio Sanitario Nazionale ed era nato proprio per garantire il diritto alla salute a tutti i cittadini, senza nessuna distinzione geografica. Un servizio sanitario che il mondo ci invidia, un servizio sanitario che è assolutamente universalistico e che è stato ultimamente ampliato attraverso i nuovi LEA di tutta una serie di prestazioni che sono un diritto della cittadinanza italiana. Ma c'è un grande ma. Non tutti hanno lo stesso livello di prestazioni, quindi ci sono grandi disuguaglianze. Molto spesso si sente parlare dei cosiddetti viaggi della speranza, persone costrette ad emigrare in altri luoghi per curarsi rispetto alla città in cui vivono. Ammalarsi al sud o ammalarsi anche in piccoli paesini del nord non è lo stesso che vivere il problema della sanità in Lombardia, in Emilia-Romagna, in Piemonte. Non è accettabile che in un paese ci siano differenze così eclatanti, che uno che nasca a Napoli o in Sicilia oggi abbia un'aspettativa di vita fino a 4 anni inferiore rispetto a uno che nasca nelle Marche o in Trentino. Abbiamo bisogno che tutti i cittadini siano curati allo stesso modo, che abbiano le stesse attenzioni e che si sentano realmente cittadini del nostro paese. Per questo è necessario che tutti noi ci si attivi al fine di garantire il reale rispetto in tutto il territorio nazionale della tutela della salute individuale. Cittadinanza Attiva ha proposto una riforma della Costituzione per inserire nell'articolo 117 il riferimento al diritto alla salute degli individui. La piccola grande proposta che Cittadinanza Attiva fa di modifica della Costituzione sul tema della tutela della salute è volta a rendere esigibile, come chiede l'articolo 3 della Costituzione, il diritto alla salute. Per questo io sostengo la campagna di Cittadinanza Attiva, perché davvero la salute sia uguale per tutti nel nostro paese. Io sostengo con forza e plaudo alla campagna di Cittadinanza Attiva. Per richiamare il diritto alla salute dell'individuo nell'articolo 117. Andate sul sito diffondilasalute.it e appoggiate questa campagna. La colazione è il momento più importante della giornata, è il carico di energia prima della battaglia e per la famiglia è anche un momento di raccoglimento. Che leggi? L'oroscopo? Senti, fai un favore, se ci riesci potresti aprire lo yogurt a Giorgina? Poi se non è troppo difficile, se no mi chiami, potresti metterci pure i cereali dentro? Grazie. Eccoci qua, è di nuovo Capodanno. Quello che Carla non sa è che le cose non devono andare per forza così. Carla, vuoi passare un altro anno a guardare il telefono? E allora non aspettare la chiamata, su, chiama Cittadinanza Attiva. Attivati, non lasciare i tuoi diritti solo sulla carta. I farmaci equivalenti sono identici agli altri farmaci per qualità, sicurezza ed efficacia. L'unica differenza è che costano meno. Informati su www.ioequivalgo.it, perché la salute è un diritto di tutti. In molti istituti scolastici, da anni insegnanti, presidi, studenti e famiglie lavorano, anche con poche risorse, per rendere più belle e moderne le loro scuole. Tesoro, intanto ti faccio la cartella. Il dizionario per compito in classe, la merenda, l'ombrello, dovesse piovere. E ti metto anche il caschetto di sicurezza. Così, dovesse esserci un terremoto. Ah, e il salvagente. In caso d'alluvione torna sempre utile. E poi, l'estintore. Hai visto mai andasse a fuoco la scuola? Gli studenti al supermercato come promotori della sana alimentazione per la prima giornata di benessere. Ecco l'ultima iniziativa promossa dall'Associazione Cittadinanza Attiva in collaborazione con l'Ipersimpli di Iesi e l'Istituto Agrario Serafino Salvati. L'evento rientra nell'ambito della campagna Semplicemente Benessere, nata per sensibilizzare la cittadinanza sui corretti stili di vita.
Siamo riusciti con tanti partner e con tanti amici a mettere in piedi un progetto per sostenere la cultura della legalità e la rinascita sociale in questa parte d'Italia. Una serie di soggetti così diversi tra loro hanno deciso di unire i propri destini per prendersi cura di un territorio a tutti noi così caro. Questa è la strada, cioè il coinvolgimento dei privati con la logica di creare le condizioni per togliere il consenso alla criminalità.